start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Chains of Sennar, o Sennar, come volete pronunciarlo. Un gioco che potrebbe essere, a conti fatti, a fine anno, uno dei migliori indie di quest'anno. È piuttosto particolare, lo voglio iniziare con voi adesso. Eliminiamo la partita e la ricominciamo, perché è davvero, davvero molto, molto interessante. Ed è difficile che io venga colpito da un gioco di questo tipo, magari con questa grafica, con questo tipo di gameplay, ma veramente è uno di quei giochi che secondo me fa andare la mente e dà un'immensa soddisfazione quando si riesce ad andare avanti. E per questo penso che sarà uno dei giochi che porterò avanti, oltre a questo video che sto facendo. Allora, si inizia da qui. Il gioco è ispirato al mito di Babele, più di così non so, ne so quanto voi, però ci si muove cliccando col mouse. Se invece dovessimo preferire il movimento normale, possiamo collegare un pad, ma il pad è un po' scomodo per un motivo: dobbiamo digitare usando una tastiera, mi sa quella tipo console. Il gioco è disponibile anche per console Switch, credo. Comunque, è tutto molto misterioso, graficamente è molto particolare, ma una delle cose principali, iniziamo a vedere che c'è dell'acqua chiusa, c'è un fiume chiuso e c'è una sola direzione in cui andare. E ci proviamo e il gioco ci spiega subito qual è la sua meccanica. E dobbiamo fare attenzione perché questo è un puzzle che non è un puzzle, cioè noi dobbiamo tirare una leva. Questa leva è qui. In alto invece la tiriamo e il cancello si apre, quindi potremmo tirarla e andare avanti, ma se non leggiamo quello che ci sta cercando di dire il gioco siamo fregati in futuro. Perché? Perché qui troviamo due simboli, anzi in realtà due coppie di simboli. Se noi guardiamo avanti, questa è una porta, quindi io sto ipotizzando, perché ho fatto solo questo, mi sono emozionato, ho detto lo registriamo subito. Quindi muovendo la leva verso l'alto la porta si apre, in giù si chiude. Quindi, tecnicamente, questi simboli, vedete che ne abbiamo tre adesso, giustamente perché abbiamo due coppie di cui uno uguale. Questo e questo sono uguali, questi due diversi, quindi 1, 2, 3. Io posso provare a dire che questo simbolino qui, questo, vuole dire porta. Quindi lo scrivo. Poi, questo è chiudi. Secondo me, e questo è apri. Teoricamente questa è la mia ipotesi, perché tiriamo la leva e la porta si apre. Diamo un'occhiata anche se il movimento della leva è giusto, ma direi di sì, perché qua abbiamo apri porta, quindi abbiamo questo. Andiamo avanti e vediamo cosa succede. Il gioco adesso si complica. Se serve, usa il pulsante centrale del mouse per rivelare tutti gli oggetti interattivi nella zona. Un punto bianco che pulsa indica oggetti da guardare più da vicino o con cui interagire. Ok, quindi io premo il tasto centrale, vedete che abbiamo delle cose. Allora, abbiamo 6 leve e dei tasti, dei simboli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di cui abbiamo 5 simboli, no, 4 simboli praticamente uguali, più altri due. Quindi se io clicco qui mi aggiungerà altri simboli. Anzi no, questo è chiudi, chiudi e apri, apri. Ok, quindi questo qui è apri, quindi apri, 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 chiudi. Ok, quindi cioè, fammi capire. Ok, apri i primi due e poi a intervallo di uno. Ok, allora apriamo questo, poi chiudo questo, apro questo,
è questo. E tecnicamente dovremmo aver riprodotto quello che ci ha detto. Ok, l'intuizione è giusta. Io non so se poi sia possibile impostargli, dargli conferma, ma io ne sono sicuro, questo è Apri. Ok, andiamo avanti, possiamo procedere. Trascina ciascun glifo nello slot che ritiene esatto. Allora, questo è porta. Questo è chiudi. E questo è apri. Perfetto. Più glifi traduci, più sarai capace di comprendere i tuoi interlocutori. Se non hai ancora capito il significato di un glifo, non hai abbastanza slot nel diario, continua a guardarti intorno o, più semplicemente, cambia gioco. Perché è stato chiarissimo fin qui. Va bene. È intrippante, perché poi incontreremo della gente che parlerà solo con simboli e quindi non sapremo cosa fare. Non c'è altro come interazione, c'è solo il menu. I comandi sono molto semplici. Possiamo cambiare la lingua con 1, 2, 3, 4, no? E basta, credo. Però non vedo altro, cioè 1, 2, 3, 4, ma non è attivo, quindi abbiamo una porta che non è interagibile. Posso cliccare solo qua? Andiamo di là. Attraversiamo il ponte. L'ambientazione è molto bella, per quanto sia il numero di colori sia abbastanza limitato, però fa tutta scena. Quindi molto molto carino. Abbiamo incontrato qualcuno che magari ci parlerà, ci dirà qualcosa. Ok, bene, allora iniziamo ad andare a aggiungere i simboli che ci sta dicendo. Potrebbe anche essere che siano simboli veri questi, però possiamo anche provare a interpretare. Aspetta. Aprire, aperto, porta. Aprire, aperto. Ah, ok, ce li ha fatti, ce li ha tradotti giusti. Ok, le nostre ipotesi erano giuste alla fine. Allora, lui ci ha detto aprire, aperto, porta. Che non sono i simboli di prima, sono altri ancora. No, erano questi. Però no, ce ne sono anche altri, quindi lui dice allora aperto, aprire, porta, e questo. E questo non lo sappiamo, però lui ha detto questo, cioè hai aprire porta, devi aprire la porta, ok. Non ho altre cose dove andare, quindi posso tirare la leva. Ok. Potrebbe voler dire devi aprire porta, non lo so, andiamo a vedere che cosa vuole. Aprire, aperto, porta. Anche questo. C'è un altro simbolo ancora. Ah, io apro la porta. Quindi questo potrebbe voler dire io. E questo magari tu. Ipotizziamo. Tu e quel simbolo lì, tu segui. Ok. Allora vediamo se è giusto. Tu, io. E
Ah, probabilmente ci ha fatto un saluto prima, non l'abbiamo visto. Mettiamo questo. Sì, era tu, io e saluto. Ok. Questo è il saluto. Ok, non avevo letto. Bene. Possiamo rivedere le frasi. Ah, questo è il saluto. Ok, ciao. Ok, capito. Perfetto. Si farà sicuramente più complicato andando avanti. Più complicato e misterioso. Comunque noi proseguiamo. Apri porta. E quel simbolo lì, apri la porta. Tu apri porta, sì. Bene, la apriamo. Però non passo più io. Probabilmente adesso mi dirà chiudi la porta per farmi passare. Io segui. Io segui, segui non so quanto senso abbia, ma chiudi la porta, infatti lo sapevo, tu chiudi la porta. Perfetto, anche il segui però mi sembra, e qua dice tu segui, sì, infatti, credo sia giusta la mia supposizione di prima. Vai insieme alla testa dopo un po' di simboli, ma adesso dovrebbe dirmi tu apri porta. Tu chiudi porta, penso. Tu, io. E poi c'è quel simbolo lì che non abbiamo, che è questo. Tu, io. Non so cosa voglia dire. Vediamo cosa succede. Probabilmente dirà insieme. E qui diceva tu io. Tu. E poi io. Boh, le apro tutte e due. Devo andare fin di qua. E mi sfugge proprio quella parola lì. Questa è bloccata. Dobbiamo tornare qua. E vedere se riesco a far defluire l'acqua. Ok. Sì, perché devo andare di là e chiudere l'altro, ok. Tu aiuta io forse. Ipotizzo, eh. Aiuta. Vediamo, magari c'è anche un nesso col simbolo, col significato, non lo so. Allora, io qua devo chiudere questa. E teoricamente di là dovrei poter aprire tranquillamente i chiuse e farlo passare, perché aprendolo dovrebbe svuotarsi totalmente, quindi gli dico di venire qua. Ok, sì, si svuota e può passare di là. Perfetto. Dice qualcosa? No, ci vediamo direttamente di là allora. Costa 20 euro il gioco e io penso che per la struttura che abbia li vale tutti. Ok, arrivederci. Sì, lo usa come saluto, sì. Inteso ciao, salve, come arrivederci. Ok. Quindi ha aperto la porta e dobbiamo vedere adesso se è giusta la nostra intuizione, se ci fa fare il... No, non ci fa fare niente. Abbiamo un quadro.
Vediamo se c'è qualcosa con cui possiamo interagire. Ci sono delle fessure, ma non credo siano... Ok, abbiamo questo simbolo qui. E questo. Allora, non bisogna rimanere indietro perché il rischio è quello di perdersi un sacco di simboli. Abbiamo aggiunto questo. Questi tre. Quindi qua sono tre, di cui due simboli diversi. E qua un altro simbolo, ho ripetuto due volte. Possiamo ipotizzare, guardando, sembra il sole, però qua manca qualcosa, c'è scritto qualcosa qui, quindi non so quanto senso abbia adesso cercare di interpretare la cosa. Possiamo provare a vedere cosa c'è di là e soprattutto cosa c'è dietro quella porta. Ma qua ce n'è un'altra, questa è una scritta completa. E qui parlano di adorazione di qualcosa, quindi questa qui, allora, potrebbe essere, voglio, continuo a sbagliare, voglio dare un'occhiata, ecco il simbolo là del sole. Allora, ipotizziamo questo simbolo qui, divinità o sole. Così mi metto un pochino dei vincoli. Divinità sole. E qua aggiungiamo altre cose. Allora, il sole. Inchinarsi. Probabilmente guardo il simbolo. Due persone. No, ragazzi, ipotizzo. Adorare. Inchinarsi. Boh, proviamo così. Poi ce n'è un altro ancora. C'è sempre il sole di mezzo. No, già si fa complicata la cosa. E lì ce n'è un altro ancora. E questo ci aiuterà col tempo. Adesso voglio andare prima in fondo perché non mi piace lasciare le cose indietro. Voglio vedere cosa c'è all'interno di quella porta. Se si può aprire, no, sono bambo io, potevo cliccare subito a vedere. Probabilmente queste qua sono tutte cose che ci aiutano in modo complementare a scoprire dei simboli che poi ci serviranno in futuro. Posso parlare con lui. Questo mi saluta. Finisce qui. Ok, ma non mi dici nient'altro? No, però dice hey. Allora, andiamo avanti. Qui ce ne sono altri. C'è una torre e c'è sempre il sole. Questo qua è sicuramente sole. Però qui c'è anche la luna. Devo vedere qualche nesso con gli altri. Perché c'era... Le persone potevano essere quelle L. Ma vedete che qua sono... Questi qui potrebbero essere degli alti funzionari, dei guerrieri. Chiudere. Vediamo. Chiudere è questo, il simbolino qua della scatola. Chiudere. La porta. Ok, okay, adesso ho capito. Vedete che ci sono i due tre puntini. Quindi... Questo, chiudere la porta. E questi sono due simboli uguali, quindi sono cavalieri, qualcuno che ha chiuso la porta e della gente lì si dispera. Questi sono simboli uguali, quindi io ipotizzo guardiani. Guardiano. È chiuso la porta. Ok, quindi dovrebbe darmi una traduzione. Guardiano, chiudere porta. Anche se non so se il doppio ripetuto due volte vuol dire due, fa da numero, non lo so. In compenso arriviamo qua in alto e qua ci sono un sacco di persone con cui interagire. Ce ne sono proprio tante. Sarà un puzzle molto lungo, mi sa. Guardiano, chiudere, chiusa porta. Guardiano, chiuso porta. Ah, ci sta dicendo... E sopra, tu segui... Tu.
segui porta, e c'è questo simbolo qui che è comparso adesso, ma non tu segui porta, devo andare alla porta, non c'è nient'altro con cui parliamo con lui, vediamo se ci dà qualche info, qualche indizio. Ma sta giocando con me. Guardiano ci sta. Ok. Questo guardiano è un memory. Questa è divinità sole. Ah, ancora due possibilità, mi sa. Proviamo. Guardiano. E quello è un prete. Ho vinto io? Cosa sto facendo? Hai capito. Allora. Questo è il sole. Il guardiano è questo. Poi chiarirà se è tutto giusto le nostre. Questa è il simbolo di una persona normale. E questo che ha il rombo davanti è una persona eletta, un pochino più in alto. Vediamo se è giusto. Fedele, persona, guerriero, guardiano, insomma, e Dio. Ok, ce ne ha tradotte altre. Fantastico. Bene, si sta facendo tutto molto interessante. Non so questo gioco fin dove mi porterà, nel senso che se posso rifarlo o meno. In compenso so che ci sono diversi luoghi da esplorare e andare a scoprire, ma direi che potrei avervi creato anche fin troppo curiosità. Ovviamente tanti di voi saranno già andati, perché non è sicuramente un gioco per tutti, ma è un gioco che darà le dovute soddisfazioni a chi ama indagare, a chi ama scoprire, anche con delle deduzioni proprie, ipotesi proprie. Insomma, è un gioco su base linguistica veramente originale, e che secondo me di cui parleremo sicuramente nel resoconto di fine anno. Attendo però impaziente anche i vostri commenti qua sotto con i vostri pareri su questo gioco. Alla prossima e ciao ciao!